Vedete quasi sempre nei post in giro per il giardino, perché è una delle cagnoline che sono libere e che sono molto protagoniste dei nostri video. Coccolona, dolce, ormai serena e sterilizzata, è quella mamma che trovammo che aveva fatto tantissimi bimbi nascosti. Che novità, in un groviglio di rovi, credo all'inizio della estate del 2023, è vero? Ne aveva tanti di bimbi e andava in giro in un paese che non mi ricordo quale fosse. Andava in giro, tant'è vero che dava fastidio ed è stata legata e ancora adesso ha i segni del... Guarda qui sulla pancia. Sì, lei è quella che è stata legata. E quindi ce la segnalarono e noi l'andammo a prendere con i suoi bimbi. I suoi bimbi sono cresciuti qui da noi, lei l'ha allattati lungamente e poi appena la situazione, insomma, appena i bimbi si sono staccati da lei, l'abbiamo sterilizzata. È rimasta qui, molto amica di Lupa, l'altra mamma, tranquillissima, giocherellona, serenissima. È tanto tempo che è qui ed è bene che conosca anche la dolcezza del rapporto sentimentale con la propria mamma, unico. La comodità del divano, del tepore del caminetto, anche perché lei è una cagnolina veramente dolce ed affettuosa, abituatissima al contatto umano, molto simpatica, si fa anche rispettare, come è giusto che sia, quando vuole. Un po' mangiona, gioca tantissimo, è molto allegra e non è neanche così tanto grande, insomma, è una cagnolina di taglia media sui 20 kg. L'hai pesa tu in braccio, Brando? Quanto peserà? Un pochetto. 18, un pochetto pesa, 18-20 kg. Insomma, la conoscete, ha sui 3-4 anni, eccolo il segno, è contenta. Ha sui 3-4 anni e quindi ancora tanta vita da vivere e facciamogliela vivere bene, perché insomma, abbiamo fatto tanto per lei e siamo molto soddisfatti. Probabilmente non ci sarebbe più adesso o avrebbe avuto chissà quante altre gravidanze. Invece, come spetterebbe ad ogni cane, ora può vivere una vita tranquilla, serena, sterilizzata, senza rischi di altre gravidanze né di gravidanze isteriche, di tumori e tutto quello che comporta la mancata sterilizzazione delle cagnoline femmine. Non ci stancheremo mai di ricordarlo e visto che ha un ottimo carattere, perché no, manca solo una mamma per lei. Sta guardando papà Tony che sta là dietro, guarda papà Tony. Papà Tony, che stai facendo là dietro? Allora, chiamate anche per Nerina. Nerina, l'abbiamo detto il suo nome? Vabbè, non è molto, un nome molto originale. Guarda, guarda Brando, amore, guarda Brando. Ci sono troppe cose da guardare qui. Vabbè, mi siedo in braccio. Ci sono tante cose da guardare qui. Per guardare solo un telefono, uno stupido telefono. Chiamate per Nerina. È una gran coccolona lei. Nerina, vi siete ricordati di riempire le ciotole stamattina? Per ricevere, grazie all'iniziativa di My Pet Story, tanta pappa buona dallo sponsor Farmina. Sì, più ciotole si riempiono e più croccantini arrivano ai cuoricini che camminano. Contiamo su di voi. Thank you.